Ci sei Paolo? Ci sono, ecco qua, vediamo. Questo è il gol di copertina di Alessandro, che si è smarcato benissimo, si è girato ed è riuscito a segnare un bel gol. Ecco che qui inizia la giornata, è una domenica pomeriggio, il clima è in ottime condizioni, almeno per quanto riguarda l'inizio della partita. Poi dopo vedremo che pioverà. Giochiamo contro il Colleferro. Juventus Academy. A te la parola, Paolo. Qui ci sono le squadre che si stanno presentando agli spettatori. Inizia la partita, batte il Colonna, che però comincia in controsole. E fa un buon inizio di partita. Qui possiamo vedere che il Colleferro recupera la palla, ma dopo il Colonna... Vabbè, palla laterale. No, sì. Si gioca palla al Colleferro, che cerca di metterla in mezzo, la recupera Lucarini. Ancora Colleferro, c'è ancora Lucarini contro il Colleferro. Andrea poi intercetta il passaggio. C'è Brandolini là, cerca Quadrado, che qui non riesce a metterla. E c'è Brandolini sulla ribattuta, che ci fa passare subito un vantaggio. E prima grande azione travolgente del Colonna. Poi cerca di partire il Colleferro, Andrea lo ferma. Ancora la spazzata lunga, c'è Quadraro. Arriva per Terenzi e la parata del portiere. Il Colleferro la gioca, ma la riprende ancora Andrea, che poi cerca Raffaele, il lancio verso Brandolini. Ancora il triangolo con Raffaele, il tiro e la doppietta di Alessandro Brandolini. Questo è il gol di copertina che ho scelto, perché mi è piaciuto molto come si è girato Alessandro ed ha smarcato un avversario. Ok, ancora Brandolini, il numero 10 fa miracoli, arriva Raffaele e segna il gol del 3-0. Travolgente proprio l'inizio del Colonna, non ce n'è per il Colleferro. Che gol dello 007. Ancora il Colonna in avanti. Recupera qui il Colleferro per pochi secondi, poi recupera ancora il Colonna. Raffaele si gira con un colpo di tacco, qui c'è il fallo del Colleferro, abbatte le tartaglione e la palla esce fuori di poco. Qui va il Colleferro, ferma ancora Andrea, cerca Brandolini, che gioca con Raffaele, ancora Brandolini, e lì il portiere riesce a bloccare sulla conclusione. Brandolini ancora va, Brandolini la mette in mezzo, qui rischia autogol il Colleferro, ma va in angolo. Riprendiamo con un'azione del Colonna, cioè Raffaele cerca Brandolini e eccolo il gol del 3-0. Del 4-0. Al 4-0, sì, a tripletta di Brandolina. Tripletta di Brando fino adesso. Brandolini. Non so più parlare. Ok, Colleferro attacca sull'esterno, arriva il numero 0. Il numero 0 ora va al tiro e la para bene Federico Intuffo. Primo intervento di Federico della partita. Che para al 50%. Vuol dire uno parato, uno segnato. Ok, arriva Brandolini. Raffaele va alla conclusione. E il portiere blocca con sicurezza. Lucarini cerca Raffaele, ancora verso Lucarini. Ah no, tartaglione. Il lancio verso Brandolini. Incontenibile. Lucarini là e qua tira un po' debole, la palla il portiere. Tartaglione recupera palla ancora con Lucarini. Brandolini arriva, c'è Tartaglione, ancora il triangolo con Brandolini, duettano i due e Tartaglione cerca il cross verso Raffaele, che poi si gira e va alla conclusione. Debole il tiro, parato facilmente. Arriva
il Colleferro in contropiede e questo è il gol del 4-1, piazzata sotto gli incroci dal numero 0. Era un gol molto difficile da parare questo. E qui finisce. Qui finisce il primo tempo sul risultato. Ecco l'arbitro, il nostro caro arbitro Enzo. Il primo tempo è finito 4-1 a favore del Colonna, il secondo tempo non andrà altrettanto bene. Colleferro va solo, si gira anche, ma la difesa qui un po' distratta. Arriva dall'altra parte di passa, si mangia un gol qua, ha tirato centrale. Veramente ha fatto un bel tiro, il portiere è stato bravo. E ha tirato addosso. Vabbè, Raffaele. Sull'esterno corre. Fa tutto da solo, arriva alla conclusione. Grande parata anche qui del portiere. Anche questo secondo tempo il portiere salva il risultato per due occasioni. Buono, porta su. Del Colleferro, Samuele. No, del Colonna. Dai Giuseppe, uomo carino. Ah, il portiere era del gol. Ed ecco qui invece il gol che prende Tiziano. Purtroppo era un po' distratto Tiziano e le palle alte poi non sono il suo forte, quindi. Calcio d'angolo. E qui altro gol preso da Tiziano in maniera un po' infelice. Disastroso. Un autogol. Buono. Dai Valè. Però. Ancora Fra. Andiamoci. Vediamo che si potrà rifare. Raffaele qui ci prova, c'è la deviazione del difensore che salva. 1 e 2 Andrea. I numeri 0 del Colleferro giocano molto bene. E qui il Colonna segna il gol del secondo tempo accorciando le distanze. Risultato 2-1 nel secondo tempo. E finisce qua il secondo tempo. Certo poteva finire meglio, purtroppo è andata così. E adesso inizia il terzo tempo. Il terzo tempo, le immagini partono subito da 4-5 minuti all'inizio. Per problemi tecnici non ci sono le immagini iniziali del terzo tempo. Problemi tecnici, Brandolini, triangolo con Andrea. Ancora la palla arriva a Brandolini, qui forse c'era una gomitata. Risultato sempre sullo 0-0. Arriva Andrea lì, il triangolo non riuscito. La palla rimane lì davanti alla porta, c'è Perugini a chiudere. Ci prova, c'è Andrea qui, si muove la telecamera. E lì ancora para il Colleferro, qui si ancora si muore la telecamera. C'è una mischia davanti alla porta del Colleferro. E la telecamera si fu. Alla fine oddio, si sale. Metti a terra e porta su. Ecco, vediamo invece che sta ancora un'occasione per il Colonna con Lucarini. E c'è un'altra grande parata del portiere del Colleferro, che sta ancora ripetutamente salvando la porta. Andrea poi recupera il pallone, ancora verso Lucarini, la manda verso Brando che prova la conclusione. Un'altra occasione, qui siamo sul risultato di 0-0 al terzo tempo, ma sul totale 5-3 per il Colonna. Ancora un'altra parata hai visto del portiere del Colleferro. Cioè, Lucarini, ancora il Colleferro. Il Colonna nel terzo tempo ha ripreso a martellare veramente la porta del Colleferro. Ecco un altro assist di Paolo. Bello questo assist, mi è piaciuto. Peccato che Raffaele non l'abbia agganciata. Ancora Paolo che serve Lucarini. Che se ne va sulla fascia. Cerca indietro dal taglione che prova. Un'altra occasione, le vedete le occasioni del Colonna? Sono ripetute. Qui ancora Mari a provarci. Ancora una volta il Colonna, cioè proprio non c'è. È un continuo, un assalto continuo. Lucarini, del Colonna ancora. Ci arriva Raffaele Lagnone! Bella. 6-3. Bella. C'è stato questo calcio d'angolo, l'hai spizzata col ginocchio se non sbaglio, e molto velocemente Raffaele l'ha messa dentro. Ancora se ne va il Colonna con Brando. Brandolini a mettere Raffaele. Colpo di tacco di Raffaele, fantastico. Ci riprova adesso Lucarini, l'azione non è finita. Ancora ci prova il numero 1 con la maglia staccata. E qua prende palla ed è gol. Gol anche se non si è visto bene questo. Il poker di Brandolini. Il gol del 7-3, ora il Colleferro qui proverà a reagire per tutto il corso del resto del terzo. Sì.
Ancora, infatti, qui la punizione, c'è mano punizione. Di Godita. C'è una mano. Ancora, da più riavvicinata, il Colleferro! Spizza! Di testa, tanto qua sta per finire la partita, l'ultimo assalto del Colleferro per cercare almeno di accorciare le distanze. Il terzo tempo inizia a piovere addirittura. E tutti tutti è anche abbastanza abbastanza forte, Papà, però non hai ripreso il pubblico sfidato. Ecco, vediamo ancora Colonna, zitto zitto che c'è il Colonna che sta ancora. Il Colonna ancora pericoloso. Qui la pare il portiere su, è ribattuta Raffaele. Un tiro di dalla sinistra eri tu. No, era Raffaele il secondo. Il primo tiro è arrivato. E finisce qua la partita. È stata una partita, è inutile dirlo, dominata da Colonna. Bravi, bravi. Tranne due sbagliori difensivi. Altrimenti poteva finire anche con un punteggio più largo. Vai, salutate, molto dai. Più largo. Comunque è andata bene. Colonna, la prima giornata che gioca in casa, il campionato vince. E possiamo anche dire che stravince. Qui vanno a festeggiare la prima, i calciatori. Vedete che c'è il numero 8 di pasta che cade. Che cade mentre va a festeggiare. Talmente contento. Talmente contento che cade. Cosa stava a pensare? Travolto dai compagni. E con queste immagini vi salutiamo. Alla prossima. È la prima di una lunga serie. Forza, speriamo dai, bene. Dai, vi salutiamo alla prossima. Arrivederci a tutti da Roberto e Paolo Terenzi. Tu.